Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo è il mio terzo video di Halloween, spero vi stiano piacendo, io mi sto divertendo come una matta. E oggi è un video diverso dal solito perché gli altri vi ho fatto un tutorial per video, invece in questo ve ne farò tre. E sono tre look un po' più semplici, più reperibili, dell'ultimo minuto se vogliamo dirla così. E quindi spero possano piacervi, iniziamo subito con il primo look. Questo look è ispirato a Luna, il gattino di Sailor Moon. Mi piaceva un sacco come idea, è super semplice, alla fine è un gattino rivisitato e davvero vi servono meno di 10 cose sul tavolo. Metto il mio cerchietto di Halloween. Dopodiché vado ad applicare una crema. Io utilizzo questa di Biotherm, che è in gel, quindi è abbastanza leggera. La utilizzo come base. Fatto ciò, io tiro sul piercing perché in questo look non ci sta molto bene. Primo step, fondotinta, non vi sbagliate. Io utilizzo questo di NYX, colore vanilla. Lo applico normalmente con una Beauty Blender. E una volta applicato utilizzo il correttore, questo qui è il Close Up di Nabla. Applico prima il colore Light Peach per andare ad annullare le parti più scure. E poi vado a illuminare col colore Ivory. Fatto ciò, fisso la mia base con una cipria compatta e utilizzo la Stay Matte della Rimmel. Ricordatevi sempre a questo punto, se avete le labbra secche come le mie, di aggiungere qualcosa per idratarle un pochino. E io vado ad utilizzare il Carmax, mi sto trovando benissimo, se avete questo tipo di problemi provatelo. Adesso faccio le sopracciglia con il Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills nel colore blonde e utilizzo il suo pennellino, questo è magico ed è il numero 12 sempre di Anastasia. Le fisso con un gel trasparente, questo è sempre di Anastasia. Prendo una terra, questa qui è la Master's Cut di Maybelline. Faccio il mio contouring, abbastanza marcato ma non esagerate. Ed ora utilizzo la stessa terra con un pennellino da sfumatura nella piega dell'occhio. Dobbiamo appunto giusto dare un'ombra. Potete farla o come sto facendo io, quindi in modo un pochino più naturale, oppure in maniera più marcata, magari utilizzando un colore oppure il nero. E adesso passiamo allo step quasi più importante, eyeliner. Facciamo una bella riga. Ora potete prendere un matitone o, come faccio io, una crema bianca, così molto semplice, con un pennellino piccolo, questo è qui, quello di Jaclyn Hill per Morphe numero 42. Vado a creare la zona bianca qua sotto per allargare l'occhio. Adesso prendo il matitone bianco, questo qui è il Jumbo 604 Milk di NYX, e lo applico nella rima interna. Ora prendo questo ombretto bianco di MAC, si chiama Gesso, e tampono questa zona. Ricordatevi che le creme vanno sempre fissate con una polvere perché altrimenti non vi durano nulla. Fatto ciò, adesso riprendiamo il nostro eyeliner e andiamo a disegnare la parte sotto dell'occhio e anche qui davanti la classica codina, la classica puntina da gatto. Non lo chiudo tutto, ma mi fermo leggermente prima e vado a disegnare tre piccole ciglia. Così un po' manga. Quando siete soddisfatti andate ad applicare ciglia finte o mascara. Passo un pochino di mascara. Andiamo a disegnare il naso e la distintiva lunetta sulla fronte. Io utilizzo sempre l'eyeliner perché con questo mi trovo bene a fare anche le forme un pochino più precise, ma se volete potete utilizzare matita, eyeliner in gel, quello che volete. Per riempire il nasino vado a utilizzare questo rossettino di MAC che si chiama Velvet Teddy e lo tampono all'interno della figura che abbiamo creato. Fissiamo anche questo e utilizzo un blush di Maybelline, questo è il numero 40. Ed ora vado a fare la classica luna. Quando siete abbastanza soddisfatti della forma, io utilizzo gli Aqua Color della Diamond FX con il giallo, solo perché non avevo una matita gialla, però se volete potete utilizzare il bianco e tamponarci sopra un ombretto giallo, fate più veloce. Termino il look con un po' di illuminante, questo qui è di Becca, si chiama Opal.
mi sembra giusto, visto che viene dalla luna, riempirla un pochino di illuminante. Ultimi tocchi, logicamente mancano i baffini e il rossetto. Come rossetto utilizzo lo stesso che ho utilizzato per fare il nasino. Are you scared? Ed ecco qui ragazzi, primo look completato, mi fa letteralmente impazzire, è super cute, allo stesso tempo crea il personaggio. Se volete potete proprio appiccicarvi tre baffi, tre peli, tre non so cosa, tre cordicelle, fate voi. Per completare il look logicamente vi consiglio di farvi i classici buns alla Sailor Moon e i ciuffetti calati, proprio classica pettinatura. Quindi spero il primo look vi sia piaciuto, è davvero iper iper semplice e adesso passiamo al secondo. Eccoci al secondo look, sono sicura vi farà impazzire perché è fotonico. Ho già fatto la base che è la stessa di quella di prima, così siamo pronte per fare appunto questo look che sarà sui toni del blu. Infatti inizio prendendo il celeste da questa palette che è la Full Spectrum di Urban Decay. Prendo questo colore qui che si chiama Blind Sight e lo sfumo nella piega. Devo andare praticamente a fare una sorta di smoky, adesso vedrete che forma gli daremo. Perché come per il tutorial di It, andiamo a sfumare verso l'inizio del sopracciglio. Lo sfumo leggermente sotto e do una forma scheletrica all'occhio. Prendo questo colore qui blu scuro che si chiama Minx e comincio a picchiettare la parte scura dello smoky. Quindi comincio dalla palpebra mobile e piano piano lo sfumo. Quando siamo abbastanza soddisfatte prendo il nero, io utilizzo quello della palettina di Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, e vado a intensificare le zone scure. Ora con una matita nera vado all'interno dell'occhio. Fatto ciò, adesso possiamo mettere le ciglia finte. Fatto questo, applico il prodotto speciale praticamente di questo video, cioè questo di Mulac, che è un illuminante in crema, si chiama Disturbia Strobe, e lo applico qui nell'inner corner, come potete notare, sul blu questo sta da panico. Lo metto anche qui. Ed ora passiamo al naso e alla bocca da scheletro. Per il naso prendo sempre l'ombretto nero con un pennellino e mi disegno la forma che più mi piace. Io ho scelto questa che sembra tipo una fiammella, quindi non lo faccio troppo simmetrico. Sfumo i bordi sempre con il nero. Poi riempio con il blu scuro di prima, che si chiama Minx. E con un pennellino a penna riprendo Blind Sight e lo sfumo intorno. Così andiamo a riprendere perfettamente il colore degli occhi. Anche su questo riprendo l'illuminante in crema e ne metto un pochino sulla punta e col dito lo tampono. E adesso vado a fare questo. Utilizzo il nero che è un acqua color e con questo mi vado a dare la forma. Parto dalle labbra, salgo verso lo zigomo e faccio questa sorta di incavatura. Non vi preoccupate se vi viene asimmetrico perché tanto adesso andremo a sfumare. Riprendiamo il pennello a penna, il celeste e inizio ad andare così. Anche se l'acqua color non è perfettamente asciutto non fa niente perché tanto comunque si andrà a sfumare. Ora col pennello che abbiamo utilizzato prima per gli occhi ripasso tutto quanto e mi sfumo. Adesso riprendo il blu scuro e comincio ad applicarlo qui nelle zone più incavate per fare la sfumatura. E sfumo verso il basso. Quindi la parte più intensa dovrà stare attaccata alla linea che abbiamo disegnato e il resto dovrà essere sfumato. Logicamente io ho continuato a parlare da sola perché si era stoppato il video. Molto bene, quindi vi siete persi la parte praticamente fondamentale, però semplice. Sempre con l'acqua color nero ho disegnato queste righe per fare appunto i dentini. Non fino alla fine, ma soltanto all'inizio, vedete in questa zona qui. E poi molto semplicemente con l'illuminante in crema, il solito,
solito praticamente protagonista di questo look, sono andata in mezzo a tutte le fessure e l'ho picchiettato qui come illuminante, penso si possa notare abbastanza. E questo è il secondo look finito, mi fa letteralmente impazzire, secondo me fa un sacco di scena ed è iper semplice da fare. Outfit qua potete mettere quello che vi pare, sul blu, sul nero, scintillante e chi più ne ha più ne metta. I capelli stirati, boccolosi, legati, anche qui siete super libere di fare quello che volete. Spero vi sia piaciuto anche questo e passiamo direttamente al terzo ed ultimo look, che forse è quello più particolare. Come vedete io mi sono già truccata, la base è quella di prima, sopracciglia idem. Per il trucco occhio ho utilizzato la Soft Glam di Anastasia, devo ancora finire la parte sotto perché dopo essermi struccata così tante volte mi stanno lacrimando gli occhi, quindi non farete caso se questo punto qui sarà un po' sbavatino. Quindi adesso andiamo a continuare. Sulle labbra ho questo prodottino di Nabla, si chiama Status Single, mi piace molto il look in generale. Adesso vado a terminare il trucco occhi sempre con la palettina di Anastasia e poi vi spiego che cosa andremo a creare con questa base che ho già fatto. Andiamo a fare la cosa particolare e andremo a creare una sorta di maschera appiccicata. Infatti adesso andremo a prendere questa matita qui, che è una pastello di neve, si chiama Reversal, e andremo a disegnare il contorno della nostra mascherina come se fosse un po' un pezzo di pelle emerso. Andiamo a dare la forma. Una volta passo tutto il nostro contorno, prendo una salviettina struccante e pulisco la parte che ho truccato fuori dal bordo, senza essere troppo precisi, giusto per pulirci un po' la zona. Quindi una volta che avete pulito, prendiamo gli acqua color. Potete scegliere se colorarvi di nero, fare un colore colorato o quelli metallizzati che vengono benissimo, solo che io non li ho trovati. Io in questo caso mi vado a colorare di verde, come se sotto ci fosse una sorta di alieno. Quindi sempre dalla palettina di Diamond FX vado a prendere sia il verde chiaro sia il verde scuro. Inizio con il verde più chiaro e con un pennello dalla punta arrotondata inizio a colorare le parti dove devo essere un po' più precisa. Non avvicinatevi troppo al bordo, perché tanto dopo andremo comunque con il nero a delinearlo. Questo è uno dei trucchi che mi piace di più perché è davvero super semplice, ma fa una figura. Quindi una volta fatto il contorno del verde, prendo un pennello più grande e comincio a riempire tutta la zona. Qui potete andare un po' come vi va, io mi fermo soltanto al viso, però se voi volete fare un lavoro più certosino sicuramente dovreste colorare le orecchie se sono scoperte, insomma tutte le zone che lasciano intravedere il colore della pelle. Per fare un colore bello pieno con gli acqua color vi consiglio di bagnare poco il colore, perché più bagnate la cialdina più il colore viene in trasparenza. Vedete come già soltanto col verde, che tra l'altro questo è il verde perfetto per fare il green screen, già solo col verde sembra che il viso stia emergendo da un'altra persona. Quando avremo finito di applicare il verde chiaro andiamo a dare tridimensionalità con il verde scuro. Riprendo il pennellino di prima che avevamo utilizzato per delineare i bordi, bagno poco la cialdina e prelevo il verde più scuro, mi faccio il bordo e con il pennello sfumo. Ed ora è il momento di utilizzare il colore scuro, che può essere nero o marrone. In questo caso io, per marcare ancora di più l'effetto, lo vado a fare nero. Andiamo a fare il bordo. Questa è la parte forse più complicata perché dovete essere un po' precise. Cercare di fare lo stesso spessore per tutto il bordo, così verrà più realistico. Adesso continuiamo questo effetto 3D facendo una sorta di increspatura in ogni punta, come se fosse l'effetto del tiraggio. E ora sempre in ogni punta con la cola per ciglia finte vado ad appiccicare un brillantino. Io ho comprato su AliExpress questa ruota di brillantini per le unghie e ci sono diamantini di varie dimensioni. Io andrò ad utilizzare 7 brillanti grandi e 3 piccoli visto che ho 10 punte. E lo applico, vedete così.
Quindi alla fine ho fatto, ricapitolando, 6 grandi e 4 piccoli. Ho cambiato. Quindi questo è il risultato finale, io lo adoro. Vedete, è molto carino, molto realistico, togliendo la zona del collo. Quindi spero questi 3 look vi siano piaciuti. Fatemi sapere qua sotto quale utilizzerete, se li utilizzerete, quale vi è piaciuto di più. Mettete un pollice in su per l'impegno, mi raccomando. E iscrivetevi se ancora non lo siete. Io vi mando un grosso bacione e soprattutto buon Halloween! Ciao!